I territori alpini italiani e francesi proseguono la collaborazione per la realizzazione di progetti finanziati dall'Unione Europea. Ad Ulx è stato firmato il protocollo per la candidatura del progetto transfrontaliero Alte Valli Cuore delle Alpi. A siglarlo sono stati il presidente della conferenza Alte Valli Jean-Claude Raffin, sindaco di Modane, la consigliera metropolitana di Torino delegata ai progetti europei e relazioni internazionali Anna Merlin, la vice sindaca di Pinerolo Francesca Costarelli, la presidente del GAL Escarton e Valli Valdesi Patrizia Giachero, il presidente della CNA Artigiani Torino Nicola Scarlatelli e il presidente dell'Union Coop Torino Giovanni Gallo. Quattro i temi su cui il progetto si fonderà: innovazione imprenditoriale, dedicata al turismo di montagna, intesa come prevenzione dei rischi naturali, mobilità sostenibile, inclusione sociale. Entro la prima settimana di luglio si conoscerà l'esito del bando transfrontaliero. Alte Valli, Cuore delle Alpi è un piano integrato territoriale, PITER, che è un vasto territorio transfrontaliero candida nella programmazione al COTRA 2014-2020. Con l'obiettivo di rendere l'area della conferenza Alte Valli una destinazione intelligente, rendendo un territorio già facilmente accessibile anche attrattivo per i nuovi residenti, per attività produttive e turisti, e garantendo un'elevata qualità della vita per chi vive le Alte Valli. Una bella scommessa, arriva insomma dopo un'altra scommessa vinta, è andato bene un Alcotra, quindi vediamo, siamo molto contenti di essere qua e appunto facciamo parte anche appunto della conferenza Alte Valli e quindi ci sembrava d'obbligo e un grande piacere. La città metropolitana svolge un ruolo fondamentale per i territori, in questo caso è un territorio montano che deve avere uno sviluppo sicuramente turistico, non il turista mordi e fuggi, ma un turista consapevole, un turista intelligente che rimane sul territorio e quindi un turista che apprezza e valorizza quelle che sono le Alte Valli. È stato un anno molto intenso. Non è facile portare avanti progetti transfrontalieri, tanto più quando si devono, come dire, canalizzare su paletti che arrivano dall'alto. Credo che sia un buon progetto, non diciamo niente di più per ovvia scaramanzia, e credo che sia soprattutto l'inizio di un percorso reale di cooperazione di un territorio che ha molte affinità, ha molti problemi da risolvere e per cui penso che sia, se riusciremo ad andare avanti, se verrà premiato, a creare veramente un inizio di un percorso molto importante. Noi siamo molto lieti di prendere parte a questa, diciamo, grande impresa, a questo grande progetto. È la prima volta come GAL che partecipiamo a una misura che sia extra leader, quindi ci confrontiamo comunque a qualcosa che va oltre quella che è la nostra mission naturale. Siamo diciamo entusiasti di questo PITER perché comunque lavorando sulle imprese si è una parte, un asse anche in particolare sul turismo, si collega molto bene a quelle che è il nostro piano di sviluppo locale. Questo progetto si incentra su un tema di fondo, la valorizzazione dell'area montana e pedemontana in rapporto con la pianura, e quindi il risultato che noi vogliamo avere da questo progetto è quello di attivare politiche attive, reali, concrete per lo sviluppo delle aree montane in integrazione e relazione con le aree di pianura. La cooperazione trasfrontaliera è ciò che accomuna valli e progetti riflettuti da ambo le parti del confine, credo che sia la strada maestra da perseguire.